Oggi sono arrivato in autodromo qui a Misano e volevano prendermi la febbre con questi termometri che vanno adesso. E io mi sono presentato dicendo ho la febbre, al che si sono un attimo allontanati, ma io gli ho detto è la febbre Villeneuve. Mi è venuta in mente la famosa felice frase di Marcello Sabatini che dopo un po' che Gilles correva con la Ferrari coniò la febbre. La febbre era la febbre che avevano gli appassionati per questo giovane pilota così generoso. Ripensando alla sua carriera, non possiamo non notare che alla seconda gara era volato sopra Ronnie Peterson ed erano morte anche due persone che erano in una zona proibita al pubblico, un commissario e un fotografo. Ma e da lì lo cominciarono a chiamare aviatore. E bisogna dire che il Ronnie, povero Ronnie, non aveva mai avuto molti scherzi con i compagni, quindi tutti guardarono male Gilles. L'anno dopo, alla seconda gara, alla prima gara fece già il miglior tempo in gara e alla seconda era addirittura in testa. Siamo nel 78, correva insieme a Carlos Reutemann con la Ferrari, doveva doppiare Clay Regazzoni e si è infilato in un posto dove secondo Clay non poteva passare e la Ferrari di Gilles, l'aviatore, sfiorò il casco di Clay e giù altre polemiche. Poi ebbe questo incidente veramente strano a Monte Carlo. Il tunnel è una curva che si fa in pieno, è una non curva, eppure Gilles volò fuori pure lì. E quello, secondo me, è stato il momento più basso della sua popolarità in casa Ferrari. Enzo lo ha sempre difeso, giustamente secondo me, e anche perché comunque avrebbe dovuto rimangiarsi la sua scelta. E da lì in poi è stato la febbre. È stata la febbre Villeneuve perché questo qui andava forte, ha cominciato anche a vincere quell'anno Schätker, l'anno dopo il 79, Schätker vince il mondiale e lui lo aiuta anche a Monza, quindi anche generoso verso il compagno di squadra. E poi la Ferrari andava, si vinceva, la Ferrari non andava, lottava lo stesso come un pazzo, rimaneva su tre ruote e continuava per arrivare ai box, gli si piegava l'alettone come successe in Canada sotto la pioggia, finiva la gara in quelle condizioni, con una gara che anche questa è passata alla storia. Non voglio citare il duello con Arnoux, con la Renault, che lo ha fatto diventare famoso, insomma, perché si sono dati due ruotate. Niente di eccezionale, ma comunque bello, e quel duello lo vinse Arnoux, ma poi rimase per un attimo senza benzina e Gilles lo superò di nuovo. Ecco, perché questo pilota aveva scatenato la febbre nei tifosi? Secondo me per la carica agonistica che aveva. Insomma, un pilota che vince con la macchina migliore è bravo, ha la macchina migliore, è anche giusto che vinca. Gilles, secondo me, ecco, parliamo pure dell'anno in cui Gilles ha corso quando c'ero anch'io, Monte Carlo. Pironi partiva dietro di me e Gilles era in pole position. Ha poi vinto perché ha rotto Jones, ma quella Ferrari lì, col motore turbo, col ritardo di risposta che c'era all'epoca, non era facile da guidare dentro Monte Carlo e lui aveva fatto un tempo che secondo me era veramente fantastico per il tipo di macchina che aveva. Nella sua carriera ha sprecato molto, ma la febbre era giustificata, proprio per com'era lui. E il pubblico ama questi piloti, fatemelo dire, un po' eroi. E le ultime parole, voglio dire, lui era anche prigioniero del suo mito. E quando parlavo con lui, si esprimeva sempre con grandi certezze: Siegfried, se non corri, non corro neanche io. Vedrai che ti fanno correre. Oppure in altre situazioni era molto preso. Io dico del suo mito perché uno che si toglie 2 anni dalla carta d'identità perché pensava di essere troppo vecchio per la Formula 1 e voleva apparire più giovane, vuol dire che ha già un'idea del mito che vuole creare o comunque del personaggio che vuole essere e diventare. E le ultime parole le voglio dedicare all'incidente di Imola. No, è l'incidente. Sì,
L'incidente con Pironi, un incidente tra due amici che si consideravano amici, dove la Ferrari, il box Ferrari fece un po' Ponzio Pilato col cartello slow e Gilles non la digerì. Poi Ferrari lo ha rimpianto dopo la morte, Gilles come un figlio, però quella volta Enzo Ferrari non l'ha difeso. Le parole più terribili furono: va bene, Villeneuve è arrabbiato, ma in fondo ha vinto una Ferrari. E questo, secondo me, ha determinato il suo stato d'animo e quindi quella sua fredda determinazione con la quale voleva ottenere tutto, anche quando la macchina non glielo poteva dare, e quindi le prove di Zolder e la sua tragedia. Ma è stato l'unico pilota che ha fatto prendere la febbre a tante persone.